per esperienza diretta personale so cosa significa lavorarci, ma è un'altra storia. È una storia che in qualche modo si intreccia con quello che non c'è nel film. Rivedendolo sul grande schermo, capisco che la sto cominciando molto informale io, ma è una storia di fantasmi questo film. Cioè questa cosa del doppio identitario alla fine è una storia di fantasmi o comunque di luoghi che sono diventati dei luoghi fantasma. Beh, raccontaci, beh, anche solo per il cognome dei due, molte virgolette, protagonisti, possiamo dire che è un film anche che ti tocca molto da vicino. Sì, diciamolo. Beh, è una storia praticamente autobiografica, anzi, diciamo che è questo un po' lo spunto autobiografico per raccontare una storia che ha più ampio respiro. Come la nostra famiglia, tante famiglie come noi sono partite da un sud e sono approdate in questo nord meccanico, industriale. Infatti la rappresentazione del nord è molto industriale, quindi anche quello che rimane del nord è semplicemente un qualcosa che adesso non c'è più. Cioè la Fiat è andata via da Torino, così come anche tutte le persone, o una maggior parte delle persone che viveva in Calabria o comunque nel sud, si sono spostate per raggiungere questo nord alla ricerca di un'America, diciamo così, anche più vicina. E di conseguenza, sì, mi piace questa tua osservazione, un film di fantasmi, in effetti sì, è così perché molti luoghi sono rimasti abbandonati, sono rimasti senza praticamente la loro anima, perché l'anima dei luoghi sono le persone, nel momento in cui le persone non ci sono più, anche i luoghi perdono la loro anima, lasciando solo appunto questi che sono poi fantasmi. Come abbiamo visto, questo paese dove abbiamo fatto quelle riprese con la lanterna era un paese completamente abbandonato, molto piccolo, rappresentativo ovviamente, però nella costa e soprattutto nella costa ionica c'è una realtà molto composta da questi piccoli, diciamo, piccoli paesi che sono molto disabitati e che probabilmente sarà l'ulteriore passo nel momento in cui anche gli ultimi, diciamo, le ultime frontiere cadranno, probabilmente non ci sarà più nessuno che vivrà in questi posti. E quindi c'è un doppio, anche in questo caso, legame tra nord e sud, quindi anche il nord, tra le altre cose che è stato una meta attrattiva, si ritrova oggi svuotata dalla sua forza produttrice che offriva la Fiat, una città poi come Torino, oltretutto, perché è molto tipico questa cosa del nord, l'industrializzazione è avvenuta principalmente al nord, però a Torino si è sentita molto. Torino era la one company town, quindi fondamentalmente basata sulla vita degli operai della Fiat. Quindi nel momento in cui tutto questo non c'è più, e allora sì, arrivano queste storie di fantasmi fondamentalmente. Tra l'altro cominci il film con alcune inquadrature dove ci sono molte persone, dove c'è quel comizio in Piazza San Carlo affollatissimo, oggi non sarebbe proponibile, e poi davvero rimane questa specie di annunciazione finale con Maria che dice: io quest'anno giù non ci voglio andare. Vedi che adesso, no, appunto c'è un aspetto corale, pur non essendo mai davvero corale il film, e poi ci sono tanti a solo, cioè ci sono tante, cioè c'è un qualcosa di operistico in qualche misura, pur non essendo un film opera. Cioè, come hai deciso? Innanzitutto presento un po' i tuoi compagni, perché cioè, sì, ti presenti qui. Le persone da ringraziare sono tantissime, a parte appunto Stefano, Davide, sono il direttore della fotografia, produttore creativo, poi c'è anche Reggio Masi che ha seguito e supervisionato il film, tutta Caucaso in generale. Stefano Simonetta, che ha fatto le musiche, ovviamente la mia famiglia, Puglio, Rita, Antonio, insomma, Carmela, che purtroppo è mancata durante il montaggio del film e che, insomma, ha dato parecchio a questa storia. Ho perso solo la tua domanda nelle presentazioni. In realtà no, non, come spesso capita, la domanda non era una domanda, però davvero si ha l'impressione che ci sia una costruzione drammaturgica che parte dal corale al duetto finale, insomma, con in mezzo delle arie, come se fosse davvero un'opera che non viene mai cantata, ma
c'è un precipitato di esperienze. Beh, mi piace, un bel complimento. Ogni tanto dire le cose intelligenti. Anche più di vita. Comunque, sì, in realtà nella progettazione, tra virgolette, concedimi il termine, della sceneggiatura, siamo partiti proprio da una dimensione molto intima, molto familiare. Il primo personaggio è stato proprio Carmela, e da lì si è partiti poi allargando mano a mano la narrazione, mano a mano che appunto si ponevano delle casistiche, delle problematiche che ci interessava raccontare e affrontare, come per esempio Elena Messina, che è quella signora col rastrello, che introduce, parla molto bene della condizione della donna, per esempio. Quindi questi sono dei temi che mano a mano si sono costruiti con l'avanzare proprio anche del montaggio e con l'avanzare anche della nostra, diciamo così, conoscenza del tema. Inoltre anche sto parlando di Elena e volevo dire un'altra cosa che ho dimenticato. Non sono mai convidato del filo. Sì, e no, e per esempio anche allargare anche a questo, per esempio anche Mimmo, cioè per esempio l'aspetto del lavoro è saltato fuori forte in un secondo momento, nel momento in cui siamo riusciti a ritrovare queste pellicole del 1985 che tra l'altro ci sarebbe anche un discorso da fare sull'archivio, un archivio molto underground, ricercato quasi per strada, ed è uscito fuori questo archivio del 1985 registrato da Orlandella, che è assolutamente inedito, è la prima volta che viene mostrato, perché era nella sua cantina, quindi ovviamente... Ho detto niente. Insomma, e quindi tanti approfondimenti sono arrivati, diciamo così, anche a seguito di tutte le ricerche che sono nate. Poi c'è stato invece un aspetto molto più, che questo era già in fase progettuale, simbolico, in cui si è cercato di restituire un'immagine anche molto simbolica, trattandosi anche di un tema molto, tra virgolette, passato, in cui dovevamo dare anche delle idee, ci è piaciuto lavorare sui simboli, quindi la manifestazione fantasma che c'è stata nella fabbrica, così come anche, insomma, a Zia, sempre questo posto abbandonato con queste uniche persone, unici abitanti fondamentalmente. Quindi anche in questo modo cercando di far restituire, insomma, dando una connotazione molto, molto simbolica anche alla nostra narrazione, che quindi mette in relazione anche un elemento onirico, che non è solo più l'elemento documentaristico raccontato, ma anche proprio un aspetto di vita, un aspetto esperienziale. Poi, per esempio, viene in mente anche legando agli ultimi sbarchi che ci sono stati recentemente. Quella barca che avete visto fa parte di quegli sbarchi, insomma, che insomma, sono parte di questo, insomma, di questa migrazione. Quindi diciamo che è anche un cercare di dare un rimando anche all'oggi, a quello che sta succedendo oggi, a quello che abbiamo vissuto noi, senza dimenticare che oggi succede la stessa cosa in altre forme, in altri modi. Una volta si partiva con i treni, adesso partono con le barche, arrivano da altre parti. Insomma, però diciamo così, il focus rimane sempre lo stesso. La gente si muove per necessità, per cercare qualcosa, e ci piaceva raccontarlo in questa forma. Quindi, appunto, tu dicevi, avete avuto la fortuna di trovare questo materiale del 1985, ma in qualche modo poi avete fatto anche un altro gioco, cioè avete ad un certo punto proiettato i vostri personaggi dentro a quella grana, dentro all'archivio. Quindi la domanda la facciamo forse al direttore della fotografia. Sì, io rispondo, pur non essendo l'autore principale di questo, non lo vorrei chiamare falso archivio, ma utilizzo di mezzi per filmare che provengono da ere precedenti al 2000 sicuramente, ma anche prima, perché abbiamo utilizzato, soprattutto Enrico, camere I8, che sono camere che utilizzano nastri magnetici, i primi nastri magnetici che,
che sono stati creati per usare su supporto portatile, diciamo, come le nostre VHS, che sono più conosciute, diciamo. Ed Enrico ha fatto un lavoro molto importante di utilizzo di questo supporto nella sua ricerca, diciamo che è fondamentale all'interno di questo film, l'uso di questi materiali. Unito a questo c'è anche un utilizzo di pellicola 16 mm che si va a inserire appunto con i materiali d'archivio. E secondo me è molto importante dire appunto che seppur se il mio nome sia nella fotografia, questo film è fatto di molti materiali, sono stati girati sia da Enrico che anche da Davide, che è il produttore creativo, sia anche dal montatore. E questo secondo me è il simbolo di anche un modo di produrre il film, perché io sono anche produttore, oltre che direttore della fotografia, in cui ogni membro della squadra, si viene a creare un fuoco creativo che sarebbe impossibile con altri modi produttivi. E quindi la stessa fotografia subisce questo influsso magico che è questa modalità che noi usiamo normalmente per fare i film, ma che non è proprio lo standard. Infatti mi ero fatto la domanda che avrei fatto a Davide, perché appunto noi abbiamo già avuto l'Epanto, che era un film prodotto da Caucaso, e in qualche modo c'è un marchio di fabbrica che è questo sconfinamento nella... diciamo al di fuori dei limiti del reale, o comunque l'immaginario dei film Caucaso spesso attinge al supernaturale o comunque fuori dai limiti del reale. Sì, c'è una in Caucaso, sì, è un documentario, però ha degli aspetti che hanno a che fare anche con la funzione, con la messa in scena, che si è lavorato molto con gli attori. Io ho girato molto con Enrico, sia in fase anche di sviluppo che produzione. E sì, c'è una commistione tra la messa in scena e il documentario. E adesso è molto più facile, visto che gli attori erano i genitori di Enrico. Molto accessibili. Che sono, non ho capito perché non li ha fatti. Cioè, che sono qua, appunto. Ma io l'ho visti, ma mi direi. Ma non capito. Li invitiamo? Sono scappati? Come no? Un applauso di incoraggiamento per Giulio. Faccio direttamente la domanda sulla centrale di Rita, che è Rita che è nascosta lì, ma lo vediamo. Non vuole venire. Allora, questa 126 che fa fatica a muoversi, a fare le strade in salita, è un po' l'inizio della fine della Fiat, un po' mi sbaglio io. È una macchina che è stata immatricolata nel 1973, quindi adesso fa 50 anni, quindi se lavorava male, ma se lavorava male, non funzionavano le macchine, e quindi abbiamo cercato di mantenerla in ordine. Poi è capitato che Enrico ha voluto utilizzarla per questa riprese. Aspetta. L'utilizzo di questa macchina, scusa, per queste riprese, perché è una macchina praticamente di come il quinto elemento della famiglia, fondamentalmente, perché dopo 50 anni è una vecchia zia la macchina, e quindi la macchina doveva essere protagonista tanto quanto volto. Perché anche la macchina, oltretutto, è anche un oggetto che è nato in Calabria, si è trasferito a Torino ed è stato riportato in Calabria, infatti c'è ancora la targa di Torino, pur vivendo in Calabria. Quindi lei è, in un certo senso, l'esemplificazione del doppio identitario, fondamentalmente. Quindi questo, diciamo che è stato la macchina del fondo economico della Fiat, cioè dell'utilitario, naturalmente, cioè anche, e quindi abbiamo cercato di mantenere questa attività, questo mezzo
scrivo sempre, perché poi mi piace, ecco, ma ricordare che quando il giro abbiamo fatto e venire da Torino in Calabria con la macchina con la 126, se non voleva, e non c'era neanche l'autostrada, si faceva solo un pezzo di autostrada tra Milano, Bologna, e poi facevi tutta la scuola provinciale. Sì. Da 6 ore per andare da Torino a Pazzani. Ma tutto è questo che abbiamo cercato di collaborare, non essendo un professionista. Ecco. Direi che il risultato è molto buono. Veramente complimenti. Che ci sia. Passo la parola anche a me, passi tu il microfono alla mamma. Non ci vuole andare giù quest'estate. No, non c'è niente. E per volentieri anche. Era solo una chiusura per te. Era la prima volta che lo vedevate sul grande schermo. Che impressione vi ha fatto? È stato molto emozionante e interessante. E dico che sono stati molto bravi, sono di parte forse, però mi sono molto emozionata, sono stati anche le riprese molto belle. Appunto, ma come avete fatto la a girare una Torino così spettrale, vuota, anche nelle migliori riprese dall'alto? Era il 15 d'agosto. No, Torino. Scusa, il microfono. Adesso sono. Adesso sei vicino a Porto. No, Torino, noi l'abbiamo. Cioè, c'è stata una grande operazione di ricerca. Ci sono molti posti vicino casa dove abitiamo noi. Abitiamo in una zona di Torino che è stata una ex zona, insomma, zona di campagna, fortemente industriale, industrializzata tra gli anni 70, 80 fino agli anni 90. Negli anni 90 è cominciato un lento abbandono, quindi io l'abbandono ce l'avevo fin da piccolo, ci ho sempre vissuto, cioè era una zona in forte transizione, una zona in forte trasformazione, e di conseguenza era abbastanza naturale andare a cercare questo che c'era ed era sparso in tutta la città. Ci sono riprese che abbiamo fatto a Moncalieri, a Venaria, Fiat Grandi Motori, che è questa della scena finale, praticamente è un posto molto vicino al centro storico della città, perché una volta le città, cioè le fabbriche, Torino era molto piccola, è arrivata ad espandersi, a diventare la città che oggi conosciamo a seguito di questa grande ondata migratoria, quindi le fabbriche erano proprio a ridosso del centro storico, perché lì finiva la città fondamentalmente, e questo per esempio spettrale Fiat Grandi Motori è proprio a due passi da casa mia. Però l'Argo Valdisti era così vuoto, io non l'ho mai visto. Scusate, è un momento di torinesità. Sì, anche quello era un posto, tra l'altro, dove sorgevano, c'era anche infatti sullo sfondo la SNOS, che adesso è diventata un centro commerciale. Una volta era una fabbrica. E oltretutto Piazza Val di Sera, che è appunto questa scena iniziale con Tullio che cammina, una volta qua sopra c'era un grandissimo cavalcavia che praticamente dominava quella zona e attraversava, proprio portava le macchine dal corso, insomma, corso Novara, fino proprio alla parte dove c'erano tutte le industrie. E quindi, insomma, è stato anche un grande viaggio proprio nel passato, questo film, alla ricerca di quello che era, e di quello che adesso non c'è più, che si è trasformato. Sì. No, una parola? No. Prego. No, ho sentito che stava arrivando un commento. No, è il problema che stava sentendo lì, dove c'erano le grandi fabbriche, dove adesso c'è la fumosa. C'erano le fonderie e lì era una tragedia ogni volta che usciva il treno dalla fabbrica. Sì. Tra l'altro, venivo a trovarmi anche un mio amico da Milano, Fernando, che faceva il controllo dei treni con il Milano Torino.
passava quando passava il treno ci impiegava quasi più di 20 minuti per fare l'attraversamento dell'incrocio, quindi tutti fermi, rincoronati per vedere tutti questi rulli che sui treni che attraversavano solo 20 metri di incrocio. Quindi poi in quell'area lì c'era proprio, che è stato detto anche nel film, che in quella zona il fumo, l'albero, come si dice, lo smog, riusciva a far cambiare il colore delle macchine. Infatti, quelli che erano parcheggiati lì in zona, le macchine bianche diventavano gialle. Quindi, evidentemente c'era un forte inquinamento anche atmosferico. E questo è stato, come poi è stato anche denunciato durante il dibattito con Mimmo sul fatto dell'inquinamento all'interno della fabbrica. Sì. Quindi, le lotte hanno cambiato quel tipo di ambiente. Però forse non è stato sufficiente, e poi alla fine è andata. Capite, siamo andati dall'Italia, è andato in Polonia, e noi ci ha lasciato in giro a spasso. Con le 126. Con le 126 di prima generazione. Esatto. Ma sono sicuro che ci sono anche domande dal pubblico. E c'era anche un microfono per il pubblico. Quando avete pensato di fare questo film, avevate in mente di destinarlo a qualcuno, a qualche pubblico, cioè destinarlo come memoria storica per quelli che non hanno vissuto quegli anni, destinarlo a un circuito di film del sé, destinarlo a una proiezione nelle scuole? Avevate un obiettivo? Quando abbiamo cominciato io ovviamente questo progetto nel 2012 ed è cominciato con un progetto autobiografico, più che altro di riscoperta e di, in un certo senso, anche accettazione. Quindi partiamo da delle esigenze mie personali, dopodiché quello che Ombra Mezzogiorno è diventato è semplicemente uno strumento, un oggetto molto complesso, un oggetto molto sfaccettato, che non per forza si deve rivolgere a un pubblico in particolare, ma si rivolge un po' a tutti i tipi di pubblico che sono interessati a questioni di questo tipo, che possono arrivare appunto dalle migrazioni, interna, analizzare come forma di analisi di pensiero, soprattutto per quanto riguarda che cosa significa emigrare, cosa significa avere una doppia identità, cosa significa cercare, diciamo così, un'America più vicina, ecco, quindi è una sorta di, anche se vogliamo, una sorta di lancio verso i giorni nostri, quindi una sorta anche di ricerca estetica, perché c'è una ricerca estetica anche visuale, una ricerca estetica anche sonora, ci sono degli ambienti sonori che sono stati ricreati perché non esistono ovviamente più, quindi ci rivolgiamo a come una sorta di preservazione proprio della memoria. Quando Carmela parla la memoria di Carmela, parla questa memoria del focolare, in cui seduti attorno al focolare noi ascoltiamo le storie come facevano una volta. Quindi anche un po' una trasmissione orale della conoscenza che c'era, di quella che vorremmo preservare e che non vogliamo che vada perduta, perché è una conoscenza anche molto importante, a pesare dal fatto che arrivi da un territorio, cioè da un retroterra mio, personale, però comunque è una cultura di una terra. Quando si parla di bachicoltura, la bachicoltura in Calabria la facevano tutti, ovviamente, ed era uno dei primi mezzi con cui la gente, portava soldi a casa, tant'è che addirittura in fase di eredità, mi hanno raccontato, venivano divisi gli alberi di gelso per rami ai figli, venivano dati così. Quindi è molto importante per noi cercare di dare anche questo messaggio, di preservare, di avere un oggetto che racconta e che dice cose di una... di un,
di un mondo che adesso non c'è, che però ci piace ricordarcelo così. Posso infilarmi nella tua risposta? Prego. Io ho l'impressione, appunto, rivedendo il film, ho l'impressione che questa dualità che tu dici sia anche una doppia anima del film. Il film è da un lato politico e dall'altro poetico, e in qualche modo è proprio una sintesi di poesia poesia politica, senza essere mai davvero didascalico, diciamo, alla maniera di Brecht, però in qualche modo ha questa misura qua. E allora qual è il destinatario della poesia? Al di là del fatto che la poesia in Italia non la legge più nessuno, la scrivono tanti, non la legge più nessuno, il destinatario della poesia è qualcuno che verrà, magari c'è già adesso, ma qualcuno che può anche arrivare nelle generazioni future. Quindi la risposta è molto, no? Sì, un po'. Poi mi parli di per questa risposta. Certo. Io più che una domanda volevo fare un commento e capire cosa ne pensava il regista, nel senso che dopo aver visto questo film, appunto, che trasmette una doppia identità di due aree geografiche del nostro paese e che vuol trasmettere questo senso di cupezza, perché vedere quei grattacieli che crollano, eccetera, o comunque anche di pessimismo, che accomuna la Torino e la Calabria, Torino oggi e la Calabria ieri e oggi, ti fa capire come, diciamo, la nostra economia, visione politica, eccetera, sia sempre un rincorrere, nel senso che le persone migranti, che sono poi i familiari del regista, che dal sud vanno al nord, vanno alla ricerca di, appunto, questa, come se fosse la ricerca loro nel far west, appunto, di una migliore condizione di vita, perché comunque non nascondiamoci, cioè, vivere in campagna non è bucolico come magari lo descriveva Virgilio, ma è faticoso, e si vede nel film, viene trasmesso questa sensazione, e anche vivere in fabbrica è faticoso. Torino ha perso la sua identità, non è riuscita a trasformarsi come Milano, banalmente io vengo da lì. E a Milano vedi quegli stessi problemi nella terziario avanzato che puoi vedere in fabbrica, nella Torino delle fabbriche. Quindi c'è sempre questa, cioè mi ha trasmesso questa idea del continuo rincorrere, cercare di raggiungere quella che può essere la felicità, o il benessere economico, che comunque in parte magari viene anche raggiunto, ma c'è sempre qualcosa che manca, che non appaga. Infatti anche adesso da Torino si migra, si va in altri paesi, si va a Milano, si va in Germania, si va all'estero, e comunque se tu comunque non rincorri quella felicità e rimani, comunque rimane la desolazione, viene descritta benissimo sia a Torino che in Calabria. Sembra una corsa all'oro senza fine, e non c'è futuro in questo film, cioè presente e passato, che è un po', secondo me, frutto del momento che viviamo oggi, cioè nessuno riesce a dipingerti ora un futuro roseo in Italia, perlomeno. Niente, volevo sapere cosa ne pensate. Questa è la sfaccettatura che ho visto io nel film documentario. Sì, in effetti è decisamente tetro, ne rendo conto, però la questione è che bisognava parlare di questa cosa, bisognava farlo con onestà, e quindi bisognava farlo anche guardandoci veramente. Cioè, io ho vissuto 10 anni fuori dall'Italia. Io quando sono tornato a Torino ho visto questa Torino cambiata. Non era più la città che avevo lasciato quando andavo a scuola, andavo al Politecnico, passavo per queste industrie abbandonate. Adesso, quando sono tornato, non c'erano più. Quindi è realmente un qualcosa che ha a che fare con la vita, con questo cambiamento. Mi sono scontrato tantissime volte anche sulla questione dei lavori che vengono
fatti a Torino, i cambiamenti, e mi viene sempre da dire, per chi sono questi cambiamenti? Chi è che li fa? Chi è che li deve godere? Cioè, noi alla fine ci prendiamo tutto questo tempo e siamo qua, e ci prendiamo tutti i lavori e tutte queste cose, e alla fine che cosa rimane a noi? Per chi vengono fatte queste cose? E al contempo, questo è quello che mi viene da dire di Torino, considerando anche il fatto che uno studio fatto a tre mani da Picchieri, Berda e Bagnasco, anche altri professori dell'Università di Torino, hanno fatto proprio uno studio che si chiama Chi ha fermato Torino? Cioè, a un certo punto, dagli anni 2000 in poi, Torino, dopo le Olimpiadi fondamentalmente, è una città che è andata e sta continuando ad andare in decadenza. Cosa sia successo? Forse è colpa della Fiat, ma è stata anche per la Fiat che Torino è diventata anche in un certo senso così, e come la conosciamo noi, ed è stato anche per questo che molta gente si è spostata dal sud. Quindi è tutta una catena questa che ovviamente porta a fare un'analisi proprio di quello che è la restanza, cioè di quello che è rimasto e che purtroppo non riusciamo a controllare. Quindi insomma, chiaro, un po' tetro, però è purtroppo la pura realtà. La delusione del capitale dopo l'illusione del capitale. Anche. Vabbè, arriva il capitale. Se volete arriva anche l'internazionale, no? Non ci sono altre domande al pubblico? Siamo distratti. C'era da mettere un po' più in evidenza la condizione della donna, come avete visto la signora Messina, che aveva l'idea che a Torino si stava meglio. Probabilmente la vita che conduceva in campagna non era tanto migliore, e poi non solo per il lavoro che doveva svolgere, ma le condizioni psicologiche che gli mettevano, non devi pensare, non devi fare, non devi stare ferma, non dire niente, tu devi solo fare quello che ti diciamo. Questo secondo me è anche un fatto che pesa sulla coscienza anche della società meridionale in genere. Non dico che erano in quel modo, però diciamo che c'erano condizioni che mettiamo nel risalto proprio questi messaggi. Però appunto anche Carmela dice Piazza Venga, sì. A Palazzo Reale ci sono stata, ma era chiuso il portone, quindi forse anche la condizione della donna, diciamo, un altro personaggio, diciamo, nella coralità del film, un personaggio orribile, un antagonista orribile, è l'urbanistica Fiat, l'urbanistica mostruosa, forse la più brutta edilizia popolare in Italia. Direi di sì. E quindi là, sì, è vero che è tetro vedere crollare quegli edifici, però dicevamo prima dell'inizio del film con Enrico, è anche tanto liberatorio che alcuni di quegli edifici siano spariti, perché appunto al loro posto adesso ci sono centri di aggregazione, ci sono delle ipotesi di città. Poi appunto la città è paralizzata, si è inventata delle forme di terziario, ha sperato di poter vivere di turismo, ma appunto la città di Torino è anche un po' una città paradigmatica, non è che è la sola città. Come dicevi tu, Milano in qualche modo rischia altre forme di crisi, appunto perché prima o poi la supernova del capitale arriva, cioè. L'ho detto un'altra volta, sì. Possiamo, ok, mi fanno gli angeli dello sterminio di nuovo, mi fanno dei gestacci, è finito il tempo a nostra disposizione. Grazie per essere rimasti, grazie per essere venuti ad accompagnare Enrico e i ragazzi a presentare il film. Chi ha facoltà di votare voti, chi ha
facoltà di pensare pensi e buona visione per buona serata e ci vediamo per la prossima proiezione, cioè tra un po' più. Grazie.